Con Tino Franco, regista del documentario Percepire l'invisibile, a Roma, alla Casa del Cinema, venerdì 1 aprile 2022. Ben trovato. Ciao Federico. Di cosa si tratta? Raccoglie un'esperienza di quasi 4 anni di lavoro dell'Associazione Culturale dei Blue Studios che in questi ultimi anni ha fatto parecchi lavori con le scuole di formazione di giovani filmmaker. Abbiamo cominciato facendo quella maledetta cosa che si chiama formazione scuola-lavoro, che poi si è trasformata perché l'abbiamo anche reinterpretata noi, cercando di non solo dare delle indicazioni culturali, ma facendo proprio fare praticamente un lavoro sul campo ai ragazzi delle scuole. Per questo poi nelle attività ci siamo avvicinati anche a un istituto della ASL, il Dipartimento di Salute Mentale. In realtà sono loro che ci hanno cercato sapendo che facevamo questa attività culturale e abbiamo cominciato dal 2017 a collaborare a un tavolo delle associazioni di quartiere. Noi siamo in Prati e anni fa si fece un tavolo delle associazioni. Tutta questa esperienza in realtà poi a un certo punto è stata vanificata dal Covid, cioè dal problema del rischio contagio e quindi dal 2020 praticamente ci siamo tutti congelati. Non abbiamo potuto fare più attività di associazione perché si dava come indicazione il fatto che non ci si poteva proprio incontrare, cosa che per noi era fondamentale, cioè condividere l'esperienza di una proiezione o di un workshop o di un dibattito era totalmente illegale. E a questo punto ci siamo praticamente fermati, però eravamo andati molto avanti con questo gruppo di questo Dipartimento di Salute Mentale di via Antonino Di Giorgio, con il quale avevamo fatto un laboratorio di sceneggiatura che era arrivato alla definizione proprio di un cortometraggio. Quindi abbiamo mancato l'obiettivo, cioè quello di realizzare un piccolo audiovisivo con gli utenti del Dipartimento del Centro. E questo era un po' frustrante. In più, il fatto dell'isolamento, abbiamo cercato di forzare un po' la mano e una volta che abbiamo fatto un primo vaccino, tutti quanti, tutti tamponati, abbiamo dato proprio vita a quella che era un'idea che tra l'altro era venuta dagli utenti. Gli utenti avevano suggerito un'idea che non era poi il racconto della loro condizione, ma allora avevano notato una cosa generale che poi è l'invisibilità. Nel senso che loro invece di raccontare il loro disagio, o meglio hanno metaforizzato il loro disagio, però l'hanno allargato a tutta una fascia di popolazione, cioè a tutti quelli che non hanno lavoro, che sono precari, che vivono nell'indigenza, agli anziani, cioè hanno tentato di raccontare, secondo me ci sono riusciti anche con una certa leggerezza, con una sorta di messa in scena comica, la loro condizione, che poi è anche un po' la nostra, diciamo, la verità. Com'è strutturato il lavoro? È stato un work in progress veramente, cioè nel senso noi abbiamo cominciato, come ti dicevo, già dal 2017 a frequentare questo gruppo. Questo gruppo in realtà era già molto preparato, acculturato, non so come dire, sono dei cinefili, erano abituati ad andare al cinema. Poi quando il cinema si sono chiusi, non ci sono potuti andare, allora comunque si attrezzavano con i DVD e il percorso terapeutico era vedere un qualunque film. Molti film erano film di cassetta, di grande attrattiva, spettacolare, eccetera, e fare una riflessione e trovare anche il piacere del prima e del dopo la visione del film, cioè il fatto di stare insieme era la cosa importante, il fatto di riunirsi intorno alle immagini, cosa che poi appartiene anche a me, insomma, alle persone che fanno parte dell'associazione, perché noi abbiamo sempre cercato di promuovere l'aspetto del piacere della visione, insomma. E quindi il fatto di incontrarli è stato molto stimolante perché abbiamo visto dei veri appassionati. Dopodiché hanno seguito un corso che noi facciamo normalmente tenuto da Matteo Martone, che è un interno della Fiction della RAI, che si dedica a questi percorsi culturali con l'associazione del Blue Studio. E quindi abbiamo portato avanti proprio una scrittura, una sceneggiatura. Avevamo questa sceneggiatura pronta, però appunto è cominciato la pandemia e quindi ci siamo dovuti bloccare. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è una cartella stampa che abbiamo fatto con grande fatica. Un vero sito non c'è ancora.
ti dico. Però abbiamo una prima, perché poi l'abbiamo girato appunto, l'abbiamo post prodotto, tra l'altro è un prodotto proprio professionale, perché è un lavoro di equipe, c'è stato molto lavoro anche di 3D, cioè abbiamo fatto una cosa di livello alto insomma. E poi tra l'altro abbiamo le musiche originali, abbiamo fatto un grande lavoro. Per cui la sceneggiatura che loro hanno prodotto praticamente mi è stata consegnata e io ho agito come un professionista, come sono. Quindi abbiamo tentato di realizzare le loro idee e non erano facili, perché la loro idea vedeva il protagonista che a seconda di quello che gli succedeva, ovvero se trovava lavoro o non trovava lavoro, diventava visibile agli altri oppure invisibile, ed era questo il tema che loro volevano portare, cioè il fatto che loro si sentono invisibili perché nella maggior parte dei casi non lavorano. Tra l'altro la loro condizione di disabilità li porta a essere visti anche con una certa paura, perché tra tutte le disabilità quella mentale è quella che fa più paura. Però ecco, al Casa del Cinema venerdì alle 18, spero che a loro gli vada di raccontare qualcosa di questa esperienza, che non è un'esperienza raccontata in maniera drammatica, insisto, è anche leggera come racconto, voleva anche far sorridere e forse ci siamo riusciti, non lo so, insomma, spero che questa prima visione, alla quale poi seguiranno altre, permetta prima di tutto di squarciare un po' un velo, perché di solito appunto chi incontra queste persone si gira dall'altra parte, ecco. Il documentario Percepire l'invisibile a Roma, alla Casa del Cinema, venerdì 1 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Tino Franco. A presto! Grazie a te Federico, grazie.